tutti valori che per circa 200 anni, vorrei dire, sono convissuti con il capitalismo, che anzi talvolta si è appoggiato anche a quei valori, ma che oggi sono risultati profondamente incompatibili con il capitalismo stesso, se è vero come è vero che il capitalismo pienamente realizzato, attuante cioè il proprio concetto, è quello in cui tutto deve diventare merce disponibile. E perché tutto diventi merce, i valori, i vecchi valori del mondo borghese risultano un impedimento. La religione come l'idea di Stato nazionale, l'idea di famiglia come l'idea del mondo etico, per dirla con Hegel, tutto deve essere merce. Ecco perché il capitalismo, nella sua logica di sviluppo, tende a dissolvere ogni radice etica, uso l'espressione di Hegel, e quindi a dissolvere la cellula basica della comunità etica, che è la famiglia, come comunità basata sull'immediatezza del sentimento d'amore, basata sulla differenza dei sessi e sulla loro ricerca di unità, quale si realizza nella prole, che dice Hegel è in qualche modo la sintesi raggiunta dell'anelito all'unità dei due coniugi. Ecco perché appunto quello di famiglia era un valore condiviso in egual maniera dal proletariato e dalla borghesia. Il proletariato, come ricorda il nome stesso, era quello che trovava nella prole un proprio valore di riferimento. Negli anni 60 c'erano ancora locandine del Partito Comunista che dicevano testualmente: difendi la famiglia, vota comunista. Siamo noi quelli che difendono la famiglia, dicevano i comunisti, non i borghesi che la difendono a parole e poi sono ipocriti, no? Però era un valore condiviso dai due campi. Il conflitto non era tra una forza che era contro la famiglia e una che era a favore della famiglia, il conflitto era tra due forze che aspiravano a difendere meglio dell'altra parte la famiglia, no? Oggi invece il capitalismo globalizzato deve dissolvere la famiglia, perché la famiglia è intanto un contratto a tempo indeterminato, il matrimonio, nell'epoca in cui tutto deve diventare precario e just in time. E poi la famiglia è la cellula comunitaria basica che confuta il grande dogma liberista secondo cui esistono gli individui e la società non esiste, come ebbe a dire Margaret Thatcher. La famiglia è la prova originaria, ce lo insegna Aristotele nella Politica, che l'uomo è un animale comunitario, è uno zoon politikon. Noi nasciamo già all'interno di una comunità, la famiglia, e possiamo costruire la nostra personalità individuale a partire dal nesso intersoggettivo in cui nasciamo, nella famiglia. Il capitalismo globale invece mira a dissolvere oggi la famiglia come cellula genetica della comunità e poi mira a dissolvere tutti quei corpi intermedi che Hegel chiamava le radici etiche, scuola pubblica, sindacati, sanità pubblica, e mira in ultimo a distruggere il compimento della vita etica, che è lo Stato, come potenza che garantisce la signoria della politica sull'economia e che fa sì, lo dico nel modo più semplice e diretto possibile, che alcuni diritti fondamentali spettino a ciascun cittadino, quale che sia la sua condizione sociale. Lo Stato ha cioè, storicamente, nella visione hegeliana, il compito di fare in modo che alcuni diritti, penso all'istruzione e alla sanità come casi emblematici, siano riconosciuti a ogni cittadino a prescindere dalla logica del mercato, ma proprio in quanto il cittadino è non un competitor che appunto si muove nel campo del mercato, ma è, dice Hegel, membro della famiglia universale dello Stato. Cioè la logica solidale della famiglia è recuperata, dice Hegel, su un più ampio livello che è quello dello Stato.